guardare il presente a partire dal futuro, preoccupati del lavoro, dell'ambiente, dell'economia, ma soprattutto preoccupati di rendere protagonisti chi può effettivamente muoversi nel presente e nel futuro, che sono i giovani. Io credo che l'Elba debba avere una grandissima fiducia della sua generazione giovane e scommettere con loro, su di loro, per loro. E i giovani sono più capaci anche di noi più vecchietti di intuire che cosa sia l'innovazione, e l'Elba ha bisogno di innovazione. Questo periodo ci ha fatto capire come una buona innovazione tecnologica può annullare le distanze. E la distanza fisica oggi la dobbiamo rispettare, ma la distanza fisica a volte ha penalizzato l'Elba, facendola sentire un'isola lontana da tutte. L'innovazione tecnologica può annullare questa distanza, e l'innovazione tecnologica può diventare innovazione sociale, può diventare una lettura del bisogno di tutte le persone, le persone reali, storiche, non quelle finte, inventate. E il bisogno delle persone fa scattare soluzioni nuove e fa costruire relazioni, connessioni, un benessere vero, non fatto soltanto di consumismo, ma fatto di buon vivere.